E allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di Ciao Como e ben ritrovati. Non potevamo non venire oggi qui nel paese del Carnevale, quello dove, come vedete, in ogni angolo c'è qualcosa che richiama il Carnevale. Questo è il grande murales proprio del Carnevale di Schignano. Oggi è il Martedì Grasso. L'arte nel Carnevale di Schignano, e questo è un grande murales realizzato da Luca Passini, che colgo l'occasione per salutare. Lo facciamo vedere, eccolo qua. Enrico, Virna, Silvana, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo qui nella patria del Carnevale. C'è anche la sciura Ornella con me. Abbiamo Buongiorno. visto già alcuni passare prima. Volevamo rincorrervi, Li ma volevamo cavolo, rincorrere, troppo sono già in veloce. maschera, alcuni sono già in maschera e sono già passati per andare in una zona, questa qua siamo a Retegno, e ce ne sono altri che poi si vestiranno tra poco con le maschere tradizionali, le vedete, sono queste qua, i bei, i brut, questa sera c'è il rogo del Carlisep, Noi tra l'altro. facciamo i cattivi, i bei, I i bei, i brut brutti e i e i cattivi. cattivi. Andiamo di qui, Sciura, andiamo un Sì. attimo verso il centro del paese. Ripeto, questo è il punto dove appunto Luca Passini, che è un grandissimo artista, ha voluto immortalare quello che è proprio il carnevale. La sfilata vera e propria c'è questo pomeriggio. Ecco, guardate, ce n'è uno anche qua, Appeso. appeso alla minestra, esattamente, proprio, e sono, questa è una tradizione davvero molto molto sentita. Poi restate con noi perché alle 8:30 avremo anche il sindaco e andremo qui a farvi vedere quello che è l'infopoint di questo carnevale. Buongiorno a Katia, buongiorno a Maria Rita, Antonia, Buongiorno, buongiorno. Orazio da Canossa, ciao a tutti, buongiorno a tutti dal carnevale di Ci Schignano. siamo spostati perché là ci sono due oche Ah, che ci sono appena ci hanno visto. due oche che stavano starnazzando parecchio. Oche Buongiorno vere, a non oche Margherita, a finte. Cosimo, buon carnevale anche a Cecilia e a Francesca. Buongiorno a tutti, ripeto in diretta da Schignano, poi ci saremo anche alle 8:30. Ciao anche a Fernanda, un saluto anche a te. È ancora presto, cara Sciura, Sì, è presto, è forca al freccia. fa freccia qui a Schignano, Ed questa. una rietta Decisamente frescolina. sì, decisamente sì, però oggi È molto gli animi pittoresco. si scalderanno sicuramente proprio per il carnevale. Alcuni li abbiamo già visti appunto in maschera uscire I e. campanacci, più che abbiamo sentito tanto i Ecco, i campanacci che campanacci andavano in là, sembrano anche da delle noi. mucche, in Invece realtà sono sono i uomini. protagonisti del carnevale di Esatto. Schignano, esattamente. Questa è la frazione di Retegno dove siamo in questo momento, praticamente solo noi, Sciura, Non aspettando che qualcun qualcuno altro. esca. Valeriana, Gloria, Rosina, Massimo da Bormio, ciao, buongiorno Massimo, un saluto anche a te, a Silvana, ciao a Vittoria, buongiorno dalla provincia di Varese. Vi facciamo vedere anche, ecco, questa è la gola del fiume che attraversa Schignano e adesso vi facciamo vedere anche un'altra cosa. Ecco, guardate, tra l'altro la cosa bella è Rosa Maria e anche al Focacciaro un saluto, a Ciao Rosa. Vittoria, a Rosa, buongiorno, Sciura Rosa. La cosa bella che vi faccio vedere qui a Schignano è questa, che il comune, adesso tra poco avremo anche il sindaco qua con noi, ha messo questo cartello, giustamente, come dite, rallentare carnevale. Certo, il cartello che dice giustamente di procedere con lentezza perché in giro per il paese ci sono le maschere da questo pomeriggio. Il corteo vero e proprio ci sarà nel pomeriggio qua in centro a Schignano e la cosa che vi volevamo far vedere è anche questa, Sciura, che è l'infopoint che il comune di Schignano ha realizzato, poi ce lo faremo spiegare dal sindaco, con tutte quelle che sono le maschere Maschere tipiche. del Ecco, carnevale. siamo proprio qui in frazione Retegno e qua, come potete vedere, buongiorno anche ad Angela. Martedì di carnevale in Germania viene chiamato Martedì delle Viole. Ma Ieri ieri era delle e oggi delle rose, viole. oggi delle viole. Loredana, Giancarla, un saluto Tutti da i campanacci. Tradate, anche a Lorenza, buongiorno, Loredana, Raffaele, Angela, Lorenza, Carmen, Enrichi, Jean André, che saluta gli amici dalla Francia. Ciao Jean André, buongiorno, Nicola, Valeria, Serafino, Sergio, Rosa, Valeriana, Gloria, Rosina, Raisa, ciao, buongiorno, buon carnevale. Ecco, tutte queste sono le maschere. Ciao anche a Orazio, bellissimo, quanti carnevali. Ah, quindi te li ricordi e sei venuto anche tu, Orazio.
Ciao Giuseppe, Emily e Rita. Ecco, ripeto, questo è l'info point con tutte le maschere e con i campanacci, ecco qua, che abbiamo sentito poco fa con i protagonisti di questo carnevale di Schignano, che oggi entra qua nel vivo praticamente questo pomeriggio, perché è il martedì grasso, rallentare carnevale, quindi l'invito è alla prudenza, cara Shura. Direi di sì, anche perché siamo in giro solo noi a piedi, un sacco di macchine. A Gassem, ecco, non c'è ancora nessuno per il momento, però più tardi, 8:30, saremo qua con il sindaco che ci spiegherà anche due cose di questo info point, di questo carnevale di oggi. Buongiorno poeta, buongiorno, che ci scrive Mario. Ci scrive: bellissimo paese arroccato sulla montagna, spiovente è il paesaggio sul lago di Como. Buongiorno Shura, Ornella e Marco. Buongiorno. Si dorme, dice Dolore. Sì, ma no, allora buongiorno anche a mio figlio Alessandro, che compie gli anni. Alessandro. Cecilia e il figlio di Cecilia, Alessandro, compie gli anni. Auguri Alessandro, buon compleanno. Quanti? Non l'ha scritto. Cecilia, scrivici quanti. Marlise, Silvi, buongiorno. Caterina, Anna, buongiorno. Bello e famoso questo carnevale. Assolutamente. Allora Alessandro, auguri di buon compleanno, un saluto anche a Castelluccio e a Caterina, buongiorno anche a Rudy, ciao caro Rudy. Ecco, questo è proprio la via centrale di Schignano, dove siamo in questo momento, alle Ammo Prest, mi viene da dire, per alcuni li abbiamo già visti ma sono passati via, peccato non siamo riusciti a beccarli. No, avanti un bel po', sentivamo i campanacci, volevamo inseguirli. Ma Giovanni, Valeria, Cecilia, 28 anni, allora 28 anni ad Alessandro, Giulia. Buon martedì Marco e alla Shura Ornella da Antonia, bacioni, Angela e Loredana e anche Mary e a Carla e anche Daniela e Dainese. Allora auguri ad Alessandro, oggi sono 28 anni, buon compleanno a te, auguri. E questo è il centro di Schignano, invece ancora prematuramente ancora in pre-carnevale, perché siamo venuti dicendo ma ci saranno già in giro gente, c'è già in giro e c'erano già in giro, poi ci sono sfuggiti. Ecco, questo qua invece è la zona più centrale dove c'è il carnevale. Ciao Lucia, buona giornata. Rosalia, Domenica, Silvana, buongiorno anche a tutti. E questo è il bar Caminetto, il bar proprio centralissimo, e qua ci sono anche, c'è anche l'unico aperto, sì, a quest'ora, lo stand della Croce Rossa, e questo è il centro proprio di Schignano dove siamo in questo momento. Va bene, i campanacci li abbiamo sentiti prima, adesso non possiamo neanche farli più sentire, è praticamente ancora tutto fermo in attesa di questo pomeriggio, quando poi si animerà tutto. Si animerà. Noi però ci vediamo alle 8:30, eh? Ciao, certo. Milena, ciao Pamela, un saluto agli amici di Schignano, Adriana, sono molti quelli che ricordano proprio questa sfilata del carnevale, cara Shura. Biliardo, sì. Si giocava al biliardo qua, assolutamente. Ecco, questo è proprio il centro, il nucleo storico di Schignano, quello è il centro sportivo, davvero molto bello. La scuola, oggi però tutto fermo, si fermano tutti, certo. Perché praticamente, ecco, siete già a Schignano, a che ora vi siete alzati, Enrica? Presto, dove vi trovate, Lucia? Siamo a Schignano, un saluto anche all'amico Alex. Valdintervi, chi non lo sa. Praticamente all'inizio della Valdintervi, sostanzialmente si inizia qua, la Valdintervi, Schignano è il primo paese, poi si sale in Valdintervi, ma Schignano c'ha questa tradizione assolutamente bella, popolare, storica, appunto, del carnevale di Schignano. Questo è l'asilo, anche qui oggi tutti chiusi e oggi tutti in maschera, perché ci sono anche fuori dall'asilo le maschere. I bei e i brut, sì, assolutamente, anche all'asilo, come vedete, ci sono tutte le maschere del carnevale schignanese. Dalla Sardegna Margherita, ciao anche a Carmela, Cristina, Enrica, e in effetti questa mattina non potevamo non venire a vedere il carnevale di Schignano. Questa è la locandina, ve la facciamo vedere. Prima di chiudere, ci diamo l'appuntamento alle 8:30 con il sindaco. Eccolo qua, il programma di quest'oggi, come vedete, ore 13:30. Alle 13:30 c'è il ritrovo con Sapeur, musica, e poi le maschere si ritrovano in piazza San Giovanni. Inizio della sfilata è questa qua, e poi alle 18 c'è il rogo del Carliseppe praticamente. Ecco, quindi si parte, vedete, piazza San Giovanni, si fa praticamente tutto il paese, si arriva a Retegno e a Uvrascio, che si chiuderà praticamente questo carnevale. Oggi è il martedì grasso fino alle 18, quando c'è proprio il rogo. Ciao Daniele, ciao Orazio. A Ponzate
Sai che non te lo so dire, Orazio, ti direi una bugia. No, anche a Ponzano. No, dice, chiede se c'è, non lo so. Ciao anche a Fritz, a Rosa, oggi una gran levataccia. Ciao anche ad Agnese, buongiorno. Allora, a seguiteci più tardi, 8:30 con il sindaco e vedremo anche magari qualche altra maschera che è protagonista qui del carnevale schignanese di oggi. Ciao, ecco, a Schignano c'è anche il sentiero delle espressioni, esattamente. Facemmo tanti anni. E Pamela, non credo oggi di poter fare la sfilata questo pomeriggio, non credo proprio, vediamo un po', però la vedo difficile. Ciao anche a te, un saluto al Fritz, ad Agnese, a Rosa, buongiorno. Grazie a tutti, Alessandro, auguri di buon compleanno da tutti noi per i tuoi 28 anni. Che bella età, certo, effettivamente sì. Ciao a tutti, grazie. A tra poco da Schignano, dove al momento è ancora un pre-carnevale, ancora un po' prematuro. Ciao a tutti, grazie, buongiorno. Ciao Sciura, grazie. Grazie. Ciao Maria Grazia. A Emanuela c'è il cruciverba, sì. Certo, stasera alle 18. Alle 18 stasera, ecco, quindi quando fanno il rogo. Quando c'è il rogo del Carlisep, noi saremo in studio a fare il cruciverba. Quindi no, purtroppo non credo, Pamela, oggi di poterlo seguire, ma per anche altre ragioni. E quindi ciao, un saluto anche all'amico Mario, grazie a voi che ci porgi sempre immagini spettacolari, però per il momento non bellissime, e tradizioni radicate nel Comasco. Mario, grazie come sempre, sei un caro amico, un saluto e un abbraccio. E alle 18 c'è il rogo, vedete, che noi non possiamo fare. Farvi vedere perché saremo... Non bruceranno la Sciura Ornella. No, la bruceranno la Sciura Ornella. La Sciura Ornella non la bruceranno. Ciao Sciura, grazie. Ciao, buongiorno ragazzi, a tutti, a più tardi.